Il Teramo perde il derby ed è una sconfitta che fa male, molto male, perché lo 0-2 con la San Benedettese, per quanto il punteggio sia esagerato rispetto a quello che si è visto in campo, è un risultato che ci può stare, soprattutto considerando le due modalità con cui le formazioni approcciano la gara. Pubblico delle grandi occasioni al Bonolis, oltre 2.500 gli spettatori, ma a gioire saranno solamente i 900 sostenitori rossoblù. Il diavolo ci prova nel primo tempo, anche perché il 3-4-1-2 di Capuano prevederebbe che Bove vada a prendersi la palla sulla parte mancina per liberare Miracoli al centro o Rapisarda a destra, e invece la prima frazione il Teramo la gestisce meglio perché Varas rintuzza sempre l'ex aquilano e Ventola con i tre centrali tiene a bada la prima linea rossoblù. Quello che manca sempre è il tentativo di riproporsi una volta riconquistato il pallone. I biancorossi fanno davvero fatica a lanciarsi nello spazio lasciato da una Samb che prova a fare gioco ma non sfonda mai. E così le azioni in un primo tempo nel quale si gioca pochino sono sostanzialmente dei vorrei ma non posso, questioni strozzate che vanno sul taccuino solamente per non lasciarlo bianco. Capuano però ad inizio ripresa cambia il volto della gara, inserisce prima Esposito tra le linee e poi va all'occhia, mentre il Teramo, che nel frattempo ha perso Amadio per infortunio, rimane sempre identico a se stesso. Magari ordinato dietro, ma innocuo davanti, e così la rete di Bove al minuto 53 non è che una logica conseguenza non di un dominio, ma di un'inerzia che prima o poi si sarebbe comunque spostata verso la formazione che in campo dimostra di avere un'idea chiara di interpretazione della partita, al cospetto di un avversario che bada solo a non prenderle e che quando le prende è talmente impotente da non sapere neppure da che parte abbozzare una rimonta, se non grazie ad un caso fortuito come quello di Graziano di testa o come il triangolo stretto Tulli Barbuti. Ma sono azioni estemporanee, frutto un po' del caso, un po' della reazione nervosa di un Teramo che vede scivolare in inesorabilmente il derby dalla parte marchigiana del Tronto. La San Benedettese non soffre praticamente più, il diavolo rimane in 9 nel finale per effetto dei rossi a Caidi e Calore e subisce anche il gol al 96esimo sul rigore di Miracoli, che fa calare il sipario su una gara in equilibrio solamente fino a quando si è rimasti sullo 0-0. Solita storia, il Teramo crea anche, ma lo fa improvvisando, senza un'architettura offensiva riconoscibile, si affida al cuore e alla grinta dei suoi. Così, senza una sterzata, la salvezza è l'unico reale obiettivo di questa squadra. Asta si tiene i 6 punti di vantaggio sul penultimo posto, che sono 6 perché il Sant'Arcangelo è stato appena penalizzato. Dire che non ci siano grandi aspettative in casa biancorossa è solamente un enorme eufemismo.